Salve e benvenuti a Qatar 365, la trasmissione che vi offre una nuova prospettiva su Doha e dintorni. Sono Miranda Atti e in questo episodio esploreremo una delle industrie globali in più rapida crescita, il settore della salute e del benessere. Sarà una puntata all'insegna del relax. Tra poco visiteremo il più grande centro benessere olistico del Medio Oriente, parleremo con uno dei pionieri del settore in Qatar e andremo a curiosare in una fattoria ecologica. Siamo nella parte più settentrionale e più ventosa del Qatar. È qui che si trova Zulal, il più grande resort per il benessere del Medio Oriente. Più di 280.000 metri quadrati dedicati a un concetto di salute olistica che combina le medicine tradizionali arabe con trattamenti terapeutici e di stile di vita. Vediamo di cosa si tratta. Dal momento in cui si entra nel resort, si viene incoraggiati a usare tutti i sensi. Dalla degustazione di uno speciale tè calmante offerto all'ingresso, all'immersione nella miriade di libri su salute e benessere. Vogliamo che gli ospiti si stacchino dai problemi quotidiani per connettersi con se stessi o con i figli o col proprio coniuge. Quando si viene in un centro benessere, si viene in un posto dove dedicare del tempo a se stessi. Dico sempre a tutti che investire nel proprio benessere è come mettere i propri soldi in banca, è come tenerli da parte per quando si invecchia. Quindi prendersi cura di se stesso è lo stesso concetto, lo stesso principio. Si investe nel proprio benessere ora e si raccolgono i frutti quando si invecchia. Gli ospiti visitano una sala di consultazione e spiegano cosa vogliono ottenere dal proprio soggiorno. Abbiamo tre medici di base. Uno di loro è un dermatologo, poi ne abbiamo altri 12. Uno è uno psicologo per bambini. Abbiamo persone formate in medicina tradizionale arabo-islamica, medicina ayurvedica, medicina tradizionale thailandese a base di erbe e naturopatia. Si incontrano di medici per un consulto, mettiamo a punto un programma specifico in modo che ognuno si senta speciale. Yoga, hammam, massaggi. È un momento di relax nella stanza del sale dell'Himalaya, che si pensa possa eliminare le impurità e alleviare o prevenire le malattie. Zulal invita gli ospiti a sperimentare i sei pilastri del benessere attraverso vari trattamenti e attività. Abbiamo la fisioterapia, il fitness, l'estetica, la spa, la nutrizione e l'olistica. Questi sono i sei pilastri. In pratica ci prendiamo cura di corpo, mente e anima. I centri benessere di solito si rivolgono solo agli adulti, questo resort però fa una gradita eccezione. La maggior parte dei resort e dei centri benessere in tutto il mondo si rivolge solo agli adulti. Allo stesso tempo abbiamo spazi dedicati alla famiglia e ai bambini di tutte le età. Qui a Zulal abbiamo una politica di disintossicazione digitale. Questo vi permetterà di essere pienamente presenti e di connettervi con la vostra famiglia, di chiacchierare, di fare qualcosa insieme, sia che facciate una lezione di yoga con la famiglia, sia che andiate a piantare una mangrovia. Attività da fare insieme per le gare, come succedeva un tempo, prima che ci fosse tutta questa tecnologia. È un'ottima occasione per staccare la spina e riconnettersi con la famiglia e i propri cari. Potrete ricaricarvi facendo una nuotata in piscina o una passeggiata nei dintorni. Il soggiorno, minimo due notti, comprende dieta e un programma di esercizi personalizzati. Il centro fornisce agli ospiti gli strumenti per cambiare il proprio stile di vita a lungo termine. Jawaher Al-Fardan è l'imprenditrice dietro ad alcuni dei locali più celebri del Qatar, dai caffè vegani ai centri per lo yoga fino ai club di ginnastica. Sono venuta a Nia Yoga per scoprire di più della sua passione per il fitness, il cibo e la salute. Hi Juju. So I was a psychologist
8 anni fa ero una psicologa che esercitava in ambito clinico. Lavorando con i pazienti ho scoperto che il loro stile di vita non era uno stile di vita consapevole. Cosa mangiano le persone, come vivono, cosa fanno giorno per giorno? Saperlo ci permette di evitare molti dei nostri problemi. Ci parli delle vostre attività e di come si combinano per creare una sorta di centro per la salute olistico. In questo spazio offriamo lezioni di yoga, movimento, meditazione e molte terapie alternative. Ho anche creato con il mio partner e il mio team alcuni altri studi di movimento, tra cui uno spazio per l'indoor cycling. Ma è molto più dell'indoor cycling, è più un'esperienza catartica completa, un vero e proprio viaggio interiore. Per quanto possa sembrare azzardata, la mia filosofia è quella di creare lo spazio, poi la gente verrà. Insomma, crea l'offerta e le persone che la cercano ti troveranno. Che impatto ha avuto la pandemia? È stato un periodo difficile per la maggior parte delle aziende e anche a livello individuale. Ma credo che ci abbia fatto rivalutare le nostre priorità, capire e ridefinire davvero il significato di salute per ognuno di noi. Credo che prima della pandemia non ci fosse una vera comprensione dell'importanza di rallentare. Restando a un livello superficiale, si sta facendo più male che bene al proprio corpo, non bilanciando il proprio yin e il proprio yang, non rispettando il bisogno di riposare. Quali consigli darebbe a chi vuole sapere di più sul benessere e magari entrare nel settore? Il corpo dice ciò che il resto del sé sta cercando di dire, quindi se scegliamo di ascoltarlo abbiamo tutte le risposte proprio lì. Non sono solo i resort di lusso a offrire ai turisti la possibilità di prendersi cura di sé. Nascosta tra le palme appena fuori Doha, ad Al Shahania, c'è una fattoria incentrata su un approccio olistico al benessere. Come ha scoperto Scheherazade Ghaffour, l'obiettivo principale è quello di creare un ambiente ideale per il miglioramento personale. Enat Salma è un invito a lasciarsi dietro gli impegni di tutti i giorni e a connettersi a uno stile di vita più autentico. Il canto degli uccelli e la brezza aiutano ad allontanare le vibrazioni negative, ma il centro offre molto più di questo. Vogliamo offrire agli ospiti più serenità, pratiche rilassanti e l'accesso a un viaggio speciale. Offriamo lezioni di yoga tradizionale, tai chi, qigong, meditazione e bagno sonoro, tutto ciò che serve a riconnettere il corpo e la mente. Gli ospiti possono passare la notte in tenda o riunirsi intorno a un falò per socializzare. Gli amanti dell'esercizio possono modellare i muscoli all'aria aperta. Chi desidera rilassarsi ha a disposizione uno spazio terapeutico, ispirato a una tradizionale abitazione marocchina realizzata a mano con tessuti naturali. Nella tenda per massaggi della fattoria si possono scegliere 4 oli per l'aromaterapia, il tradizionale cedar, l'eucalipto, il basilico e il fiore di pisello blu. Tutti questi oli sono stati creati qui con ingredienti biologici coltivati in loco per far sì che gli ospiti sentano un legame con l'ambiente circostante. Ma la cura di sé inizia con la dieta. Non si tratta solo delle caratteristiche fisiche e materiali di questo cibo, ma anche di come lo si consuma, di come se ne godono i colori e della gioia che ne scaturisce a livello mentale. Non si tratta solo di cibo, non si tratta solo del modo in cui si cucina, ma anche delle relazioni che si sviluppano tra le persone. Make people happy here.
Nell'orto dedicato alla permacultura, ovvero alla coltivazione autosufficiente e sostenibile, scopriamo laboratori che aiutano a migliorare la capacità di concentrazione. Offriamo varie attività basate anche sull'osservazione dei colori, che ci permettono di rallentare. Le persone raccolgono il proprio cibo, diventano più consapevoli dell'origine di ciò che mangiano. Ci connettiamo con gli elementi, anche con la bellezza. Quando siamo all'aperto siamo pienamente presenti, i nostri sensi sono stimolati. Toccare materiali naturali ci riporta alla nostra natura. Siamo in una fattoria, non ci sono divieti. Possiamo assaggiare direttamente la frutta, i bambini possono correre, hanno una libertà che non hanno nel contesto urbano. Tutto questo ha un grande impatto sul nostro benessere. Al tramonto, una sessione di yoga di fronte al deserto è l'occasione per rigenerare il corpo e la mente. È possibile esercitarsi fino a tarda notte, prima di iniziare una nuova giornata all'insegna della pace interiore. Abbiamo scoperto alcuni degli spazi del Qatar dedicati a relax e benessere. Vedere il sole che tramonta qui alla fattoria Ain Ad Salma è un'esperienza indimenticabile. È tutto per questo episodio. Se avete domande, contattateci tramite il nostro hashtag Qatar365. Grazie per averci seguito. Visitate euronews.com per saperne di più. Appuntamento alla prossima puntata di Qatar365.